Ci troviamo in vicolo chiuso a Passons di Pasian di Prato. Qui ieri, verso le 12, gli agenti delle volanti e della squadra mobile della questura di Udine hanno fatto irruzione per catturare i due malviventi autori della rapina nella gioielleria Italico Ronzoni in pieno centro a Udine, autore anche di una sparatoria in mezzo alla gente. Tre volanti appunto della questura di Udine si sono precipitati all'interno di questa stradina dopo nemmeno 3 ore dal colpo messo a segno nella gioielleria in pieno a centro a Udine. Ricordiamo che dopo il colpo i malviventi erano riusciti a scappare e nella fuga avevano sparato 2 colpi di pistola ad altezza uomo. Durante la fuga erano stati inseguiti dal gioielliere Andrea Gremese, che era riuscito ad acciuffarne uno. Poi però appunto il malvivente armato si era girato, aveva sparato un colpo di pistola riuscendo poi a fuggire fino in piazza Duomo, dove ad attenderli c'era un loro terzo complice a bordo di una BMW che li ha portati appunto a Passons. Hanno dunque percorso questa stradina per raggiungere la casa in cui si nascondevano Massimo Canciano, 55enne, originario di Napoli, e Nevio Cavallo, 34enne, anch'egli napoletano. Dunque, dopo aver appunto imboccato questo vicolo, come detto mettendo in sicurezza l'area, quindi dicendo ai residenti di chiudersi in casa e anche così come ai clienti della vicina tabaccheria, hanno individuato la casa, che adesso noi vi faremo vedere, dove all'interno hanno trovato i due rapinatori. Non solo all'interno, hanno trovato anche la pistola nascosta all'interno di una scatola, dei proiettili, hanno trovato soprattutto i 3 Rolex che erano proventi della rapina e i vestiti che erano stati utilizzati il giorno prima durante i sopralluoghi. Come sono arrivati in questa casa che vedete proprio di fronte a noi al civico 14? Sono arrivati sia grazie agli accertamenti che erano stati svolti appunto sulle persone che erano state segnalate alla polizia stessa dai commercianti come sospette, e sia anche perché subito dopo la rapina gli agenti della polizia di Udine arrestano in flagranza quello che era il palo della banda, Daniele Giuliano, 27enne, nato a Napoli ma residente in provincia, che fa delle parziali confessioni. Gli agenti quindi vengono qui a colpo sicuro, i due rapinatori non oppongono resistenza. I due rapinatori si erano trasferiti in questa casetta solo pochi giorni fa, una casetta dove invece fino a una ventina di giorni fa abitava una coppia. Ovviamente sarà oggetto degli accertamenti della polizia capire se c'erano dei collegamenti appunto tra questa coppia e i due rapinatori o meno, quindi la polizia ovviamente sta continuando ancora a svolgere le indagini.